Allora, a me questo giocatore è sempre piaciuto molto, perciò sono molto contento di vederti d'azzurro vestito. Eh? Al ritorno, dai, dopo un anno di digiuno siamo tornati, vabbè. È bello, è sempre bello questa maglia qua, questa bandiera qua, è sempre emozionante, tu lo sai poi, quindi è sempre un'emozione fantastica. Ora, Simone, pensa com'è strana la vita, no? Un anno fa ci vediamo, lasciavi Verona, dice, ma non so dove vado, cioè, boh. Poi stai per andare a Milano, vai a Perugia, vinci lo scudetto, giochi un campionato fantascientifico, torni in nazionale, dai, fai un bel sorriso. No, ma cosa devo dire? Cazzarola, tanta roba, dai. No, io, beh, era quello che volevo, eh. Cioè, ho fatto questa scelta di non venire a Milano, andare a Perugia, cambiare un po' tutto, mettermi in gioco per questo, perché avevo bisogno di nuovi stimoli, nuove emozioni. E così sono arrivati. E quindi sono contentissimo e adesso cerchiamo di conquistarci un posto per questo mondiale. E adesso c'è un bel mondialino da giocare in casa, da titolare. Sì, quello è l'obiettivo, però logicamente le scelte non le faccio io. Questo bisogna meritarselo, perché abbiamo un mese di lavoro, abbiamo un mese in cui dovremo faticare molto e speriamo in bene. Io ci me la metterò tutta perché lo voglio fare dopo l'ultimo mondiale che ho fatto e in cui non è andato molto bene, quindi dobbiamo riscattarci. Come state e cosa vi dite? Avete una bella squadra? Io dico che avete una bella squadra. Abbiamo una squadra composta da giocatori che non devo presentarli io. Stiamo lavorando su quello che non è andato nella VNL, quindi... Traduci VNL perché... Volle National League, ah, okay. Un torneo che io ho un po' odiato, però è sempre un'esperienza. Stiamo lavorando, secondo me siamo un gruppo che se lavora come deve può raggiungere l'obiettivo prefissato e soprattutto far emozionare tutti gli italiani che ci guarderanno. Che saranno tanti e faranno il tifo per Speriamo. Voi. Intanto dovete guardarci. Bocca al lupo. Crepi. Sì, mi raccomando. Ciao. Ciao.